Signori, bentornati carissimi nel canale dello Zio Marlo con un nuovissimo appuntamento con Marvel Snap. Oggi, signori, consigli per gli acquisti. Ma prima di consigliarvi cosa acquistare nei prossimi bundle, o nei presenti e nei futuri bundle del gioco, vi ricordo che ci sono gli ultimi due giorni, signori, perché lunedì si chiuderà questa campagna sponsorizzata. È un'occasione per supportare il canale, soprattutto per voi che magari non avete fatto mai un abbonamento, che magari non siete mai riusciti direttamente a supportare il canale. In questo momento potete farlo in maniera completamente gratuita, semplicemente scaricando World of Warship dal link che trovate in descrizione del mio video. Dovete solo scaricare il gioco, potete saltare il tutorial e acquistare due navi all'interno del gioco senza spendere assolutamente nessun euro, quindi dalla valuta in gioco, quindi si parla completamente di un supporto gratuito al 100%. Signori, dovete acquistare due navi che non avete già di quelle di partenza, quindi il gioco vi darà già tre navi di partenza, quindi ne dovete acquistare due dallo shop. Potete anche skippare il tutorial e avete fatto quello che dovete fare per supportare direttamente questo canale. Invece oggi lo zio andrà a consigliarvi che cosa shoppare, come shoppare, quali sono i bundle futuri, insomma i bundle recenti. Partendo da un presupposto, signori, quindi io direi di andare direttamente a vedere un attimo lo shop e i bundle futuri. Andiamo a vedere un po', signori. Ci sono dei bundle già in corso, quindi tipo quello di Namor e quello di Falcon e Iron Fist. Noi utilizzeremo MarvelSnapFan.com, quindi un sito fatto molto bene, dove ci danno già diciamo delle loro valute su questi bundle, quindi ci danno un valore, insomma quello che è. Dobbiamo valutare bene quali sono appunto le risorse in gioco. Attualmente le risorse principali in gioco sono i crediti, i gold e i collector's token. I crediti ci servono per avanzare nel livello collezione, quindi questo numeretto che vedete qua, questo numeretto verde che ci permette di prendere le gas e di prendere poi tutte le risorse del gioco. Quindi i crediti, signori, sono sempre buoni perché ci permettono di upgradare le varianti, cioè le varianti delle nostre, le skin delle nostre carte. I gold, che fondamentalmente servono appunto o per acquistare bundle oppure per acquistare direttamente delle varianti dallo shop. Facciamoci un calcolo rapido, signori, vi faccio vedere. Una variant base costa 700 gold, ok? Quindi partiamo da questo presupposto. Una variant base costa 700 gold. Andiamo a vedere nello shop. Comprare 700 gold sono 11 euro, ok? Quindi diciamo che per Second Dinner il costo di una variant base, di quelle da 700 gold, vale 11 euro. Mentre il costo di una variant da 1200 è più o meno una ventina di euro, ok? Quindi diciamo che il prezzo si abbassa, quindi teoricamente si abbassa, poi in realtà è tutto da valutare. 1200 per una super rare, ok? Quindi sono 20 euro. Quindi questi sono i loro prezzi standard. Ovviamente è come se fossero, diciamo, dei prezzi di listino. Quindi è come se andrà a comprare da un negoziante al prezzo di listino. È ovvio che lì c'è il ricarico base, diciamo, no? Quindi voi dovete pensare che quando vi fanno un bundle, quando vi fanno un'offerta, staremo sotto a questo valore. Però questo, diciamo, che è il valore di partenza. Quindi partiamo da questo presupposto. Quindi la variant base costa 700 gold, quella super rara 1200, e invece collector's token servono per prendere appunto direttamente le carte dallo shop o addirittura la ultimate variant. I collector's tokens adesso diventeranno sempre più rari. Prima il rapporto era più o meno di un gold, quasi di un gold, un collector's token, più o meno. Forse il collector's token valeva qualcosina di più, quindi che ne so, un gold 1,1-1,2 collector's token. E adesso questo valore sicuramente è aumentato, perché i collector's token si troveranno di meno. E quindi fatto questo preambolo, andiamo a valutare bene. Abbiamo detto che quindi 700 gold sono già 11 euro. Capite bene che offrire per 10 dollari, ok? Quindi più o meno ormai il dollaro e l'euro stanno quasi alla pari. Quindi 10 dollari una variant di Namor, che per quanto bella possa essere, sicuramente sarà una variant super rare, quindi teoricamente una variant quindi da 20 euro di prezzo di listino. 600 crediti, e andiamo a vedere quanto ci costano 600 crediti, così facciamo anche la valuta. 600 crediti ci costano all'incirca qualcosa di più di 400, sono
2,40, 4,80, ok? Sono 480 gold, quindi 480 gold che più o meno saranno sui 7 euro, 7,50 euro, 8 euro, una roba del genere. Facciamo, arrotondiamo così ad occhio. Quindi prendere 600 crediti più o meno sono altri 7-8 euro. Ok? 7-8 euro. Qua abbiamo detto che questi sono, partono da una base di 10, quindi staremo a 13 euro, quindi 21. E più dei booster. Adesso i booster non voglio stare a calcolare precisamente quanto possano valere, anche perché sono dei booster specifici, cioè vanno su Namor, quindi servono solo per appare la carta e l'avatar e il titolo. Adesso, per quanto l'avatar e il titolo possano essere fighi, io voglio dargli un valore forfettario di 1 euro l'uno, quindi 1-1-1, mettiamo 3 euro. Quindi il valore di questo bundle più o meno sarà 13 più, abbiamo detto, più 7,50, quindi 20 e 20, 40. Il valore di questo bundle dovrebbe aggirarsi intorno ai 45 euro, ok? Quindi alla modica cifra di 9,99 dollari voi vi acquistate un bundle da 45 euro. Ovviamente qua stiamo parlando di prezzi di mercato, quindi questo è il motivo per cui vedete, io ne so che qua vi scrive che il bundle ha un valore del 375%, perché effettivamente a livello monetario reale il bundle vale una cifra molto più alta del valore con cui lo potete acquistare. Ovviamente però, signori, un conto è il valore ipotetico e un conto è il valore reale in gioco, cioè nel senso noi dobbiamo massimizzare la nostra spesa. Quindi se vogliamo spendere i soldi, veramente sto bundle è comodo? Sicuramente è un bundle carino, sicuramente è un bundle su cui potete spendere questi soldi, quindi il valore c'è, la value c'è, ma io non è un bundle sul quale andrei a spendere, ci sono dei bundle migliori. Quindi diciamo che il valore effettivo c'è su questo bundle, ma io aspetterei. Invece il bundle di Phoenix Force Variant e di Phoenix Force di Iron Fist e Falcon Phoenix Force Variant, quindi Power to Move You, costa 15 dollari e ha 500 collector's token. Adesso 500 collector's token, essendo che la valuta, abbiamo detto prima che è un gold, un collector's token, ok? Facciamo finta che valgano uguale, più o meno. È come se fossero quindi 500 gold. Quindi un valore di, abbiamo detto, all'incirca 7 euro, di 7 euro, 7 euro e qualcosa. Con 1500 crediti, anche qui siamo di fronte a diciamo, un buon numero di crediti. E poi vabbè, dei booster di Falcon, booster di Iron Fist, l'avatar e il titolo non ci interessano. Per lo stesso motivo detto sopra, a me questo bundle non fa impazzire, cioè se dobbiamo spendere soldi ci sono dei bundle molto molto dalla value molto più grande. Quindi secondo me anche questo, nonostante il sito ci riporti il 437% del bundle value, secondo me anche questo è uno scam, quindi io lo passerei. Io mi focalizzerei principalmente nella spendere i gold per acquistare collector's token e crediti, perché adesso i collector's token e i crediti diventano fondamentali. I crediti ci servono per aprire le spotlight caches e i collector's token per craftare direttamente la carta che vogliamo. Quindi secondo me ad oggi i due parametri proprio su quali dobbiamo puntare sono i crediti e i collector's token. E quindi qua ci sono, ma sono pochi. Quindi per 15 euro per prenderne pochi, 500 e 1500, secondo me non è assolutamente worth. Quindi lo bocciamo anche questo. Questo di Patriot, assolutamente. Stiamo parlando solo di Variant, praticamente solo per i cultori delle Variant. 1700 crediti e 600 gold per 20 dollari, assolutamente non è mai worth, quindi bocciatissimo anche questo. Andiamo avanti. I booster pack, quelli da 250 crediti e 5 per booster da 65. Questi sono delle scammate addirittura anche a livello di bundle value, come potete vedere sono l'80% del valore, quindi questi sono una scammata clamorosa e li vogliamo immediatamente. Il Mystery Variant 1, che uscirà dall'8 al 10 luglio, insomma, quindi adesso a breve, domani, ha un bundle value quindi del 228% e ci darà 700 crediti una Mystery Variant. 5 dollari per una Mystery Variant, capite bene che se vogliamo mettere che è una variant base sono 700 gold più 700 crediti, è sicuramente buono. Ecco, quando dovete spendere dei soldi, già questo
è molto più worth, però è vero quello che la Mystery Varnet può essere una scammata, può essere una pixel. Quindi per il motivo che potrebbe essere una pixel, io vi direi anche qua lasciamo perdere, non spendiamo 5 dollari su questo bundle e andiamo avanti. Token Tuesday, abbiamo detto che ormai i collector's token erano un valore 1-1, adesso aumentano di prezzo, però in realtà secondo me non è mai worth, quindi spendere 1400 gold per 1000 collector's token, anche se ci sono 105 booster. Booster ormai li prenderemo dal Conquest Shop, quindi non li prendo neanche più in considerazione nei bundle. Quindi assolutamente bocciato il Token Tuesday. E signori, qua arriva uno dei miei bundle preferiti, uno dei bundle per quale sto risparmiando già dal mese scorso. È vero che il bundle value, per esempio rispetto ad altri bundle value, non è così non è così grande se ci pensate, perché qua riporta il 284% il valore, che comunque è un ottimo guadagno. Ma questa variante di Phoenix Force, a parte che è bellissima, ci sono 6000 collector token. Signori, ad oggi, forse non voglio dire una cavolata, ma uno dei, a parte forse quel bundle specifico che dava tipo 10000 collector token, però diciamo dei bundle quelli con le variant, se non sbaglio è uno dei più, comunque dopo di quel bundle lì passato, questo penso sia il migliore. 6000 collector token è letteralmente una serie 5 per intera, o due serie 4, con 2000 crediti, con 2000 crediti. Quindi qua iniziamo a fare dei calcoli interessanti. Mettiamo che 6000 gold per 6000 collector token, c'è cioè il vecchio valore dell'1 per 1, che ci va benissimo, e 2000 crediti invece, 2000 crediti sono 5, 10, 15, 20 per 4, quindi 4 per 4, 6, sono 1600 gold. Quindi 1600 gold, 2000 crediti, più 6000, sono già 7600, quindi rientrano perfettamente nei gold spesi. Il discorso però è un altro, il discorso è che 6000 collector token tutti insieme fanno veramente, veramente gola. Se pensate che il bundle di Spider-Man che c'è stato, non so se c'è ancora, fatemi controllare, mi sta venendo un dubbio. Non so se il bundle di Spider-Man è finito, forse è finito, si è finito. E dava 3500 collector token per 6000 gold, per 1500 gold in più ne dà quasi il doppio. Quindi capite bene che questo bundle, se avete risparmiato gold, è il bundle da prendere assolutamente. Avete una serie 5, 2000 crediti che comunque andrete a investire sul vostro livello collezione. Sono proprio i due parametri che vi stavo dicendo fondamentali, e in questo bundle ce l'abbiamo tutti e due, e con un grosso valore. Ma 6000 collector token sono tantissimi, soprattutto adesso che i collector token sono aumentati di valore, quindi perché sono più rari. 6000 collector token per 7500 gold, veramente tanta tanta roba. Quindi assolutamente signori, Phoenix Force Variant, il bundle del Cosmic Wildfire, va assolutamente preso. Booster pack, l'abbiamo detto, è uno scam clamoroso. Il mystery pack, ecco, questo mystery pack è molto più interessante forse rispetto a quello di prima. Sempre il solito discorso che della mystery variant vi pushi una pixel, però qui per 9,99 avete anche 500 collector token, rapporto di 1-1, quindi 500 gold più 150 gold e 200 crediti. La value di questo bundle secondo me è buona. Ecco, se dovete spendere, invece di spendere quei 5 euro di prima, quei 5 dollari di prima, li spendete per più volentieri per questa mystery pack. Però io aspetterei a prendere, cioè risparmierei i soldi, aspetterei dei bundle più convenienti. Il Token Tuesday è uno scam, il mystery pack è, ok, questo mystery pack è praticamente la versione potenziata di quello sopra, e partirà dal luglio 18 a luglio 21. Qui praticamente aumenta il numero di gold, aumenta il numero di crediti e raddoppia il numero di collector token. A livello di value ci sta, la proporzione ci sta, però stesso discorso signori, se dobbiamo spendere i soldi veri io aspetterei. Questo bundle invece, che uscirà il 20 luglio, 24 luglio, l'Advent Thunder, è il vecchio bundle, cioè il vecchio pass di Thor, pass bellissimo, quindi delle variant che vogliamo mettere che siano delle super variant, quindi in realtà sono delle variant da 1200, quindi praticamente 20, come se fossero 20 euro l'una, più ovviamente carback, avatar, booster, eccetera eccetera. Infatti il bundle value è 540%, perché effettivamente vendo da pagare 9,99 una roba che vale più o meno 40 dollari. Però se vi piacciono le variant lo potete acquistare
Altrimenti qui non c'avete assolutamente niente a livello di risorse di gioco. Quindi questo è solo per l'estetica. Booster pack, abbiamo detto che è uno scam. Andiamo avanti. Il Token Tuesday lo lasciamo perdere. Signori, Ring of Fire che arriverà il 24 luglio, 31 luglio, con questa bellissima variante di Shang-Chi. Questo è una via di mezzo, diciamo, tra il bundle di Black Panther, perché ci dà 1000 collector's token, che non sono tantissimi, per 3500 gold, quindi rapporto qua meno di 1-3. Però ci dà parecchi crediti. 3500 crediti sono molto molto interessanti. 3500 crediti sono molto interessanti. Hanno sicuramente un valore di... Allora, 6 per 5, 30, 7, quindi per 7, 4, 8, 12, 16, 128. Sono 2800, se non ho sbagliato, 2800 gold. Non voglio dire una cavolata. Sì, comunque dovrebbe essere 2800 gold per 3500 crediti. E sembrerebbe essere un buon trade tra crediti e gold. Quindi questo, diciamo che a livello di gold, subito dopo quello di Black Panther, mi convince abbastanza. Sicuramente poteva esserci qualche collector's token in più. Fossero stati 2000 collector's token, sarebbe stato molto buono. Diciamo che la forza del bundle di Black Panther è proprio il fatto che noi alla fine andiamo a prenderci proprio una serie 5. Cioè sono 6000 collector's token. Quindi voi prendete il bundle e dite vado nello shop e mi prendo una serie 5. Oppure mi prendo due serie 4. Con 1000 collector's token accumulate risorse, però nell'immediato non prendete niente. Quindi diciamo che questo è buono, ma al momento per me rimane sempre. Diciamo che se non avete 7500 gold di Black Panther, potete andare su questo. Potete andare su questo. Questo secondo me ci sta. Poi la variante di Shang-Chi, ragazzi, che stiamo a parlare. Questo è il Mystery Pack da 4,99. Il Booster Pack, andiamo avanti. Il Mystery 1 è identico a quello che abbiamo visto in precedenza. E poi c'è l'Artist Showcase. L'Artist Showcase è un bundle dove appunto c'è l'artista che fa due variant. In questo caso è Ryan Gonzalez, che fa delle variant di Rescue e di Scarlet Witch, una sorta di CB variant, con 3500 crediti. 3500 crediti, abbiamo detto prima, erano qualcosa come 2800 gold, quindi in realtà già solo i crediti costerebbero di più del bundle che andiamo a pagare. In questo caso andiamo a prenderci anche delle variant, qui a meno che non siete dei cultori dell'artista e di questa tipologia di variant, secondo me questo va sempre skippato. Se invece siete dei cultori, il bundle value c'è, però io non spenderei mai 2500. Avete visto quanto sono grossi i bundle da 7500, anche quelli da 3500, da 4000? Io non spenderei mai 2500 gold per un bundle del genere. Token Tuesday non ci interessa, anche se devo dire che questo Token Tuesday qui nello specifico, questo del luglio 31 e primo agosto, torna ad avere una value simile alla vecchia. Quindi questo bundle qui nello specifico, quindi questo del 31 luglio, se volete prendere i Token Tuesday, è quello che potete prendere. 850 gold per 800 collector's token è assolutamente worth, ci può stare. Qui siamo nel Mystery Variant 2, con i collector's token, crediti e gold, ci può stare, ma io vi ripeto, non spenderei soldi per questo. E poi, signori, arriverà un Pro Bundle. Ecco, pensate un po', cioè pensate, farvi capire, un Pro Bundle MK2 con 5000 collector's token. Quindi non una serie 5, ma quasi una serie 5. E 11.000 crediti. Vabbè, il titolo non ci interessa, i booster pure fanno schifo. 100 dollari. 100 dollari, signori. 11.000 crediti, 100 dollari. Quasi fa interessante. Io personalmente, questo è il mio modo di pensare, non spenderei mai 100 dollari per un gioco free to play, perché alla fine Marvel Snap è un gioco free to play. Sì, il boost è buono. Cioè, questo è un bundle secondo me che può prendere uno che sta agli inizi del gioco. È un pro bundle, esatto. Questo è un bundle che può prendere uno che vuole fare il pro player di Marvel Snap. Però il discorso è semplice: al momento non c'è un competitivo di Marvel Snap.
immagina essere un pro in un gioco dove il competitivo non c'è. Nel momento in cui dovesse uscire un competitivo, io spero che uscirà, magari penso il prossimo anno, questo bundle potrebbe avere senso. Per uno che inizia a giocare a Marvel Snap, si trova indietro con la collezione e dice io voglio subito competere, bam, mi faccio il pro bundle. Questo è l'unico proprio, mi sembra l'unico allineamento degli astri per il quale qualcuno possa spendere 100 dollari su Marvel Snap. Ma vi ripeto, non ci sono i parametri al momento perché non c'è un competitivo. Se giocate da un po', avete sicuramente le risorse all'interno del gioco, quindi spendere 100 dollari per uno che, come me, per esempio, che gioca dalla beta, non avrebbe mai senso, è uno spreco di soldi. Per un giocatore che è appena arrivato al gioco, secondo me, magari gli piace tantissimo il gioco, tutto quello che volete, ma prima di spendere 100 dollari, io ci penserei un attimo. Non vedo un singolo motivo, sinceramente, per comprare questo bundle. A parte la ludopatia. Cioè, detto questo, io per me questo bundle è assolutamente imprendibile e ve lo sconsiglio. Esattamente come vi sconsiglio forse uno dei bundle peggiori della storia, che è lo Stegronosaurus. Allora, io non voglio. Povero Stegron, no, già viene mal bistrattato, già viene preso in giro, perché è una carta che vede poco utilizzo ed è stata una serie 5 fino a poco tempo fa. No, la variant è bellissima, il carback anche. Ma non può costare 7500 gold un bundle con solo 5000 credit. Non c'è un collector's token. Questo penso che sia uno dei bundle più scam della storia di Marvel Snap. Mi raccomando, raga, non lo prendete per nessuna ragione al mondo. Uscirà il 7-13 agosto. Token Tuesday, questo è quello con rapporto negativo. Questo, signori, invece, come potete vedere dalla grafica, 1279 bundle value. Questo bundle è assurdo. Questo bundle è assurdo. Ecco perché quando vi dicevo prima, occhio a come spendete i vostri soldi. Perché se proprio dovete spendere i soldi veri, lo dovete fare per una cosa super super conveniente. E il bundle di Morbius, The Doctor is In, che ci dà questa variant mech anche molto bella, peraltro di Morbius, ci dà 1000 collector's token, 500 crediti e 500 gold. Quindi praticamente stiamo parlando di 1500 gold, 500 crediti. 1500 gold sono 22, più di 22 dollari. 1500 crediti, il calcolo abbiamo fatto prima, 4812, 1200, altre 1200 gold, quindi in realtà sono altre 18 euro, 17 euro quello che è. Cioè questo qua è un bundle da più di 40 dollari. Alla modica cifra di 5 dollari. Quindi questo, signori, è il Nuts. Questo va preso su. Questo va preso. Se dovete spendere soldi veri, questo va preso assolutamente. Questo è il miglior bundle di tutti. Questo è anche il rapporto in proporzione. È il miglior bundle anche di quello di Black Panther. Andiamo avanti. Mystery Variant più 750 crediti a 5 dollari. Anche qua il discorso, il bundle value è buono, però essendo una Mystery Variant non mi fa impazzire. I booster pack sono uno scam. E il Death Becomes Heir, signori, questo bundle di Death si va, cioè questo bundle di Death tecnicamente è una via di mezzo con il bundle di Black Panther. È vero che il bundle di Black Panther, se noi lo andiamo a calcolare, essendo un bundle da 7500 gold, sono praticamente 100 euro. Quindi il bundle di Black Panther a livello di gioco, cioè il prezzo di listino, è 100 euro. Quindi quel bundle da 7500 gold. Però un conto è spendere i gold, un conto è spendere 100 euro. Questo bundle invece sono 74 euro e comunque ha meno roba. Quindi non è che dici sono 74 euro e vi dà le stesse cose di quel bundle che ne valeva 100. Perché da 4000 collector's token, quindi 2000 di meno e 2500 crediti, 500 in più, con 2000 gold, è vero, 2000 gold che in quel bundle non dà. La value del 301% ci riporta il sito, perché effettivamente la value c'è, però solito discorso, raga, cioè 75 euro per lo stesso discorso per il quale io ho bocciato il pro bundle MK, cioè spendere 100 dollari. Cioè 75 dollari sono tanti, secondo me, per il boost che vi dà questo. Io non so come la gente po cioè, possa comprare un bundle del genere,
considerando che se ragionate un attimo, cioè $75 ad oggi è il prezzo di un gioco intero. Cioè voi vi comprate Diablo 4 a 75 euro, e qui state comprando una variant, un avatar di Death, 4000 collector's token, che è una serie 3 fondamentale, serie 4 e poco più, 2500 crediti, quindi un po' di livelli collezione, e 2000 gold. 2000 gold che sì, potete sfruttare magari per i bundle futuri. Però per me questo non è mai worth. Quindi io qui non lo spenderei mai. Non spenderei mai i miei $75 per questo bundle. E 1400, questo fa schifo. Mairo Arachnia. Questo è una tipologia di anime variant, quindi punta molto sulla bellezza delle variant, più su 4000 crediti, che non sono pochi. 4000 crediti che non sono pochi. 3200 gold. Qua se siete dei fan delle anime variant, c'è Spider-Man, c'è Black Widow. 4000 crediti per 3200 gold sono anche buoni. Non è una bundle value particolarmente alta. Io personalmente eviterei, signori. Perché tanto il bundle da 7500 come quello di Black Panther, ogni 2-3 mesi riescono. Quindi è meglio risparmiare 3000 gold un mese per poi ritrovarseli in un bundle molto conveniente come quello. Questo è uguale al Mystery 4, da quello da $20 precedente. Questo booster pack fa schifo. Full Charge è un bundle da $20 di una variant di Juggernaut con 1000 collector's token, 500 crediti, 500 gold. Ecco, adesso voi guardate questo bundle, no? $20, 1000 collector's token, 500 crediti, 500 gold. E guardate questo qua. 1000 collector's token, 500 crediti, 500 gold. Un quarto del valore. Un quarto del valore, signori. Vi rendete conto quanto? Cioè, letteralmente ci sono le stesse cose. Cambia la variant. Cioè, è imbarazzante quanto questo bundle di Morbius sia OP. Questo bundle va preso assolutamente. Praticamente state veramente pagando. E qui c'è già il bundle value su $20. Immaginatevi costare un quarto di meno. Allora, quindi questo qui secondo me va assolutamente scartato, non è assolutamente worth. One Punch Woman, anime variant di Storm, stupenda. Anime variant di Captain Marvel, stupenda. Quale variant, sono meravigliose. 7500 crediti, aumenta il rapporto di valore crediti gold. Però 5600 non sono pochi. 5600 non sono pochi. Qua, signori, è solo una questione secondo me di fan. Cioè, se siete dei fan di queste artwork bellissime di Storm e Captain Marvel, potete prenderle. 5600 gold sono tanti, infatti il bundle value comunque c'è solo 146%. Io non lo prendo a malincuore, perché dire di no a queste due signorine è difficile, però a malincuore non prenderei neanche questo. E Token Tuesday sempre da 1400, no, i Token Tuesday buoni sono quelli da 850x800, quindi questo scam. Il Mystery 5 non ci interessa, il Booster Pack non ci interessa. E poi, come per Thor, c'è anche il vecchio Season Pass, cioè il vecchio bundle del Season Pass di Daredevil, che uscirà il 26 agosto, 29 agosto. Anche qua, stesso discorso, vi piacciono le variant, $9,99, andate a pagare praticamente solo quelli con l'Avatar. Cioè, variant di The Punisher, stupenda. Peccato che The Punisher non stia trovando mai gioco. Isle Hydraulics, questo bundle invece di Red Skull, con la variant di Red Skull, che comincerà il 27 agosto, 7 settembre, a 3000 crediti, 1000 gold per $24. Questo secondo me è uno scam, perché la value è troppo bassa di questo bundle. Quindi solo 3000 crediti, solo 1000 gold non ci interessano. Questo non ci interessa. Il Token Tuesday, Too Cute, Too Furious. È simile al bundle che abbiamo visto in precedenza, con doppia variant, diciamo Chibi Infante, Chibi Variant di Iron Man e di Torressa. 2500 crediti per 2000 gold. Stesso discorso che per me, che ho fatto per prima. Per me questi bundle, a prescindere dal fatto che a me non piacciono le Chibi Variant, non sono worth spendere 2000 gold solo per i crediti. Andiamo avanti. Booster Pack September Mystery One non ci interessa. Signori, questi sono i bundle che sono arrivati e che arriveranno, quindi mi raccomando, focus supremo. Se volete spendere i soldi, spendeteli su questo fantastico bundle, quindi $5 su Morbius,
The Doctor Restain. Se volete spendere i gold, secondo me, gli unici bundle che valgono veramente la pena acquistare sono assolutamente quello di Black Panther. Questo di Shang-Chi come seconda opzione e come prima opzione Black Panther, che uscirà il 12 luglio, quindi la settimana prossima, fino al 20. Questo bundle, se avete risparmiati gold, non fateveli scappare. Al di fuori di questi tre bundle, secondo me gli altri sono letteralmente situazionali e alcuni sono addirittura veramente scadenti. Spero, signori, che questo consiglio per gli acquisti vi sia interessato e piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi e quali bundle volete andare voi ad acquisire nei commenti. Mi raccomando, non dimenticatevi che c'è un obiettivo da raggiungere e abbiamo solamente tempo fino a lunedì. Scaricate World of Warship dal link che trovate in descrizione del video e comprate le prime due navi. Potete saltare il tutorial, non ve lo dimenticate. Comprare le navi è fondamentale se volete supportare questo canale, signori. È il miglior modo per farlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione, una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Signori, noi ci becchiamo oggi live con un nuovo gioco. Ci sarà anche Dissidual Force. Non mancate.